L'Italia è l'ultimo paese dell'Unione Europea per percentuale di laureati tra i trentenni. Lo segnala l'Eurostat in un rapporto sull'istruzione nell'Unione Europea. Soltanto il 23,9% degli italiani tra i 30 e i 34 anni ha acquisito una laurea contro una media europea del 37,9% e a fronte di percentuali intorno o superiori al 50% in numerosi paesi dell'Unione Europea, tra cui anche la Lituania, Cipro, Irlanda, Gran Bretagna e Svezia. Sono grato a Pegaso perché ha consentito a una mia amica, Davila, di potersi laureare. Dotata di buona volontà e di un grande entusiasmo, è riuscito tramite questa struttura, tramite questa università, raggiungere un traguardo importante. Questo è importante perché questa piattaforma rappresenta un po' quello che è il futuro, secondo me, della formazione del nostro paese. Avviene tutto, diciamo, attraverso il mondo telematico digitale ed è importante perché ci stiamo avvicinando a quelli che sono un po' i modelli, diciamo, di formazione che esistono un po' in tutto il mondo occidentale. Ma adesso inizia è difficile perché, come dicevano i latini, non scolae sed vitae discimus, non per la scuola ma per la vita si impara. Il percorso formativo di Dalila è incominciato con l'università tradizionale, eravamo iscritti all'orientale. E abbiamo sostenuto dei costi, io pensavo che qui sarebbe stato inaccessibile, invece abbiamo comunque notato che c'era possibilità di affrontare questo tipo di discorso fuori dal percorso ordinario degli Atenei ordinari. E chiaramente qualcuno forse pensa che è un percorso agevolato, è un percorso su cui si chiuderà un occhio qui, si chiuderà un occhio lì, invece abbiamo avuto anche momenti in cui esami non ci sono stati accordati, abbiamo dovuto ripetere degli esami. Quindi c'è impegno, c'è studio, ma se si ha la tenacia di proseguire si raggiungono gli obiettivi. Nonostante i notevoli miglioramenti registrati dall'Italia a partire dal 2002, quando la percentuale di laureati tra i trentenni era di appena il 13,1%, l'Italia resta ancora al di sotto dell'obiettivo di raggiungere almeno il 26% di laureati entro il 2020, così come stabilito dal Piano Europeo per l'Istruzione. L'obiettivo italiano è tra l'altro molto inferiore a quello europeo, per cui la meta è di raggiungere almeno il 40% di laureati entro il 2020 tra gli adulti di età compresa tra i 30 e i 34 anni. Nelle ultime posizioni dell'Unione Europea l'Italia è preceduta da Romania, Malta, Slovacchia, Repubblica Ceca, Bulgaria e Portogallo. L'università è totalmente diversa dalle superiori, ci sono meno valutazioni ma valgono di più una volta superate. In alcuni corsi si fa solo un test a metà semestre e poi l'esame finale. Un metodo di studio efficace si inizia ad applicare molto prima della data dell'esame, per la precisione lo si inizia ad applicare durante le lezioni. L'approccio telematico è un approccio nuovo sicuramente, ma molto efficiente. Mi sono approcciata a questa università perché ovviamente vari impegni non mi permettevano di frequentare una normale università, quindi non avevo la possibilità di frequentare corsi. Mi sono approcciata quindi per questo motivo alla telematica e mi sono trovata veramente benissimo. Il metodo di studio è personale, quindi autonomamente bisogna studiare e prepararsi per gli esami, ma c'è sempre un confronto con poi il professore, con il docente, quindi c'è sempre la possibilità di confrontarsi appunto con i relatori, i professori, quindi non si è mai comunque soli davanti ad un computer, anche se è quello che può sembrare in effetti. Un'esperienza che vale la pena appunto fare e che credo che i giovani di oggi condividano parecchio. Importante sottolineare la precisione e l'impeccabilità di tale università, proprio perché gli esami possono essere effettuati sia nella sede principale di Napoli come pure nelle diverse sedi della nazione italiana. La metodologia
metodologia didattica posta in essere dall'Università Telematica Pegaso prevede l'utilizzo di percorsi didattici costituiti da Learning Objects, ovvero unità di contenuto didattico, in cui convergono molteplici strumenti, materiali e servizi che agiscono in modo sinergico sul percorso di formazione ed apprendimento dello studente. Lo studente infatti dispone del testo scritto della lezione con riferimenti bibliografici e note, delle diapositive arricchite da testi, tabelle, immagini, grafici commentate in audio dal docente, dei filmati delle lezioni disponibili in modalità sincrona o asincrona, delle esercitazioni di autovalutazione per la verifica dello stato di apprendimento. Il metodo dell'università telematica si basa sulla... è come se voi facesse una lezione privata con il professore, nel senso che siete voi e il professore che sta spiegando dall'altra parte del computer, quindi ci si può soffermare su qualcosa che ha detto, a differenza dell'aula dove si svolge tutto molto velocemente. Attraverso il computer uno si può soffermare su un concetto, lo può rivedere, quindi può capire meglio anche più lentamente quello che si sta studiando, si può approfondire, si può ritornare da capo con il video, quindi anche questo è molto importante, perché magari uno a un'università normale può saltare una lezione per una problematica, quindi poi devi recarti dal docente, te lo devi far rispiegare, mentre in questo modo è tutto abbastanza più semplice per questo, perché tu hai sempre a portata di mano, in qualsiasi luogo tu sia, un computer, un iPhone, un tablet, ormai siamo tutti dotati di tutte queste tecnologie, quindi in qualsiasi momento io ho potuto tranquillamente, anche in viaggio, per lavoro, prendere il tablet, prendere il telefono e ascoltarmi la lezione del professore. Quindi questa secondo me è una delle cose importanti che loro ci hanno dato la possibilità di fare, specialmente per chi lavora. E questo ha fatto anche sì che, a differenza di un'altra università, l'inserimento nel campo lavorativo avviene subito dopo. Quindi grazie mille alla Pegaso per l'opportunità che ci ha dato oggi di diventare dottori. Ciascuno studente partecipa alle attività della propria classe virtuale, coordinata da tutor esperti dei contenuti e formate dagli aspetti tecnico-comunicativi della didattica online, e viene seguito dal titolare della disciplina che è responsabile della didattica. L'attività di guida o consulenza è svolta attraverso la creazione di spazi virtuali interattivi, come forum, web conference, sessioni live, eccetera, o, in caso di richiesta di chiarimenti personalizzati, via email. La verifica di profitto finale si svolge in presenza presso la sede universitaria ed è affidata alla commissione nominata dal rettore e presieduta dal docente titolare della disciplina. I criteri adottati per la valutazione sono determinati dai risultati di un certo numero di prove intermedie, come i test online di verifica delle conoscenze, lo sviluppo di elaborati, eventuali attività di laboratorio, eccetera. La qualità della partecipazione alle attività online, come la frequenza e la qualità degli interventi, monitorabili attraverso la piattaforma. I risultati della prova finale in presenza presso le strutture universitarie. Nell'ambito di ogni corso, gli studenti sono sottoposti per ciascuna disciplina a una prova in itinere, obbligatoria ma non determinante per l'ammissione all'esame finale, allo scopo di monitorare costantemente l'apprendimento. Le prove possono essere costituite da test a risposte chiuse, a risposta aperta, a risposta multipla, eccetera, esercizi, simulazioni o elaborati di tipo progettuale. Il metodo online consente anche a noi che siamo studenti lavoratori di studiare e di lavorare e quindi di conseguire un titolo a cui comunque teniamo tantissimo. Le sedi sono tante, è l'unica università telematica che ha così tante sedi e anche comode per noi che veniamo dal nord-est. Un metodo facile che si usa da casa, dall'ufficio, in qualsiasi posto dove sei. E anche in ferie io l'ho usato per studiare, per ascoltare le lezioni, per ripassare. È una cosa comodissima che puoi fare in qualunque luogo con le tue credenziali. Entri nel sito, entri nella piattaforma e puoi studiare e ripassare in qualsiasi posto. Questa è una cosa comodissima che ti permette di lavorare e studiare veramente contemporaneamente. Ho avuto anche la possibilità di scambiarmi delle opinioni col mio relatore, di parlare spesso. E oltretutto mi è stato di grande aiuto anche la commissione degli esami, che alla fine mi ha sempre visto come una persona, mai come un numero, e quindi ogni volta che si andava a fare un esame, sempre insieme con Alessandra, abbiamo fatto quasi tutto assieme, e ritrovavamo un ambiente conosciuto. Il metodo e-learning sicuramente è molto utile,
soprattutto perché per chi come me lavora si è ritrovato anche la sera a poter seguire le video lezioni, ma anche le dispense che ci mettono a disposizione i professori, quindi posso dire che dal mio punto di vista è stata molto utile come approccio allo studio, ecco, da questo punto di vista. Siamo alla conclusione di un percorso che ha portato mio figlio a sostenere l'esame finale di laurea e credo che l'abbia fatto anche in maniera brillante. Devo dire che in qualche modo sono stato l'artefice di questo percorso. Io ho provato in prima persona, prima di mio figlio, a seguire dei corsi di perfezionamento e di specializzazione all'università che mi hanno consentito anche di migliorare nella mia professione. Ho consigliato poi a mio figlio, che per problemi di lavoro non poteva seguire l'università tradizionale, io ritengo che il modello dell'e-learning, ma anche il modello proposto da Pegaso, sia veramente valido. Ovviamente è ancora forse difficile nella nostra realtà che si possa accettare pienamente questo tipo di università, però ritengo che sia la nuova frontiera che possa aiutare gli studenti che non hanno la possibilità di seguire i corsi tradizionali a raggiungere dei risultati notevoli. Auguri a mio figlio e a tutti gli altri studenti che quest'anno hanno sostenuto l'esame di laurea. Lo studente non è mai lasciato solo durante il suo percorso, ma è affiancato da quattro figure che agiscono in maniera complementare e sinergica. Da professionista del counseling qual è, il tutor fornisce sostegno informativo e didattico allo studente, conciliandone le esigenze con le richieste del corpo docente. Il mentore, che è un docente dell'Ateneo, assegnato ai singoli studenti per guidarli durante il percorso universitario. Con la sua attività genera un confronto proficuo sulla progettazione del percorso formativo del tirocinio e delle opzioni post laurea. Poi c'è il coach, che è lo specialista in materia, esperto motivatore. Il coach è un vero e proprio motore che aiuta lo studente a esprimere il suo potenziale per raggiungere gli obiettivi didattici attraverso la corretta pianificazione delle attività. Infine il docente, ordinario della materia, coordina e supervisiona le attività delle figure indicate dai punti precedenti, fungendo, nel contempo, da punto di riferimento fondamentale per lo studente. Non credo che si diventi dottori più facilmente perché, almeno per la mia esperienza personale, sono ahimè stata bocciata più di una volta e la mia relatrice, no, è giusto dirlo, la mia relatrice, la prima volta che ho affrontato l'esame con lei sono stata bocciata e la seconda volta ho preso 30, proprio perché è giusto avere una bocciatura, è giusto che il percorso universitario sia legittimo come qualsiasi altro, non è che si arriva qui e perché l'università privata si passa tutti gli esami, assolutamente no. Oggi mi sono laureata in scienze turistiche della facoltà di giurisprudenza della Pegaso e sono molto emozionata, soprattutto perché ho raggiunto un traguardo e questo posso dire grazie alla professionalità e soprattutto alle persone che hanno messo l'amore per il proprio lavoro all'interno di questa università. Io ho frequentato un'università statale, la scelta poi di abbandonarla è stata proprio per tanti aspetti burocratici e anche ovviamente personali di docenti che non mettono completamente in primo piano la persona per farla crescere e prepararla per un futuro lavorativo. Sono molto contenta e soprattutto anche la tesi che ho discusso oggi spero che possa essere un esempio, un modello anche sull'ambito lavorativo, sul termalismo e sulle spa, un turismo che si sta sviluppando e ringrazio la Pegaso per avermi dato l'opportunità di parlare di ciò. Era ora, ce l'abbiamo fatta, grazie a Pegaso. Io consiglierei assolutamente Pegaso a un'amica in quanto ti dà appunto la possibilità e la preparazione che ti dà una qualunque altra università. Ti dà la facilità di poter studiare in qualunque momento e sei seguito dai docenti, dai tutor, dai vari relatori e ti aiuta comunque nella preparazione della carriera accademica e anche nella possibilità di trovare un lavoro. Questo percorso, grazie a Pegaso, l'università telematica è stato molto più agevole e semplice, anche perché nel contesto sia la didattica sia i metodi comunque sono risultati molto 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 efficienti. Anche il personale della stessa università è sempre stato molto disponibile al dialogo, all'interazione con gli studenti, e questo è un punto fondamentale sicuramente per una persona che ha impegni di lavoro e che passa la maggior parte del tempo comunque al lavoro. Spero sia un punto di partenza, non un punto d'arrivo. Vorrei continuare infatti con la laurea, la laurea specialistica, per poter fare anche il professore, che renderei pure felice mio padre che è professore.
l'unico giorno è arrivato, è arrivata la dottoressa e gli faccio tanti tanti auguri per il nuovo futuro. Io l'ho conosciuta che non era né dottoressa e né sposata. Ora è sposata e dottoressa, manca soltanto un'altra cosa. In bocca al lupo per tutti. Io ero iscritta a un'altra università di Napoli, poi sono passata alla Pegaso perché la Pegaso dà la possibilità in modo telematico di seguire corsi. L'altra università dovevi seguirli da vicino, mentre con la Pegaso abbiamo la possibilità di seguire i corsi quando abbiamo tempo libero, quindi anche a casa tranquillamente. Ho avuto un ottimo rapporto con il mio relatore, mi ha seguita anche nel periodo di agosto, lei stava in ferie, io lavoravo e quindi ci sentivamo telefonicamente oppure tramite mail e mi ha aiutato tantissimo per la preparazione della mia tesi ed oggi ovviamente eccola qui, ci siamo riusciti. E ringrazio oltre la Pegaso che sono diventata dottoressa anche chi mi ha supportato e sopportato, quindi oltre i miei familiari, mio marito e le mie amiche. L'ho dovuta sopportare e non mi si arrabbiava, era abbastanza suscettibile. Poi. E poi ti aspetto a casa. Poi mi aspetti a casa. No, vabbè, lui mi ha dato un sostegno enorme anche dal punto di vista nella preparazione comunque dell'elaborato, perché mi ha dovuto sopportare e portare in giro e farmi le fotografie che ho riportato nella tesi, sono tutte fatte, la gran maggior parte sono fatte da mio marito. Quindi comunque mi ha dato un supporto anche molto forte. Lei studiava soprattutto di notte, lavorando per un bel po' della sua carriera da studente, quindi si è impegnata un bel po' e di conseguenza mi ha fatto impegnare un bel po', poiché la dovevo sostenere sia per lo stress da studio, sia per lo stress post studio. Quindi di conseguenza è stata un po' dolorosa come cosa. Ringraziamo Pegaso, i docenti e tutta l'organizzazione, veramente una grande opportunità. Sicuramente sì per l'opportunità e soprattutto per il risultato. Consiglierei Pegaso ai miei amici, l'ho già fatto e alcuni anche grazie ai miei consigli si sono iscritti, quindi l'ho fatto e lo continuerò a fare. Io penso che a livello lavorativo si può trovare un'occupazione perché comunque la Pegaso ti aiuta a crescere e soprattutto ti dà degli sbocchi lavorativi perché ha dei corsi che sono molto vicini a quelli che sono mercato del lavoro, a differenza della statale. Ci sono dei corsi che sono molto più aggiornati e la preparazione comunque è idonea. Ovviamente c'è una varietà di scelta, per esempio anche scienze turistiche, cioè si affina proprio con quello che è il mercato di oggi del lavoro perché è un turismo comunque come quello può essere del benessere del Terme che non muore mai. E quindi penso di sì che questa università aiuti a entrare nel mondo del lavoro. Pegaso entra non solo nelle case degli italiani perché è in continua evoluzione questa università telematica, quindi questo è il futuro e sicuramente può servire a tanti altri studenti la mia esperienza che sto qui comunque a raccontarvi. Pegaso è una realtà ormai ben nota, ben conosciuta in Italia e all'estero perché è un tipo di università telematica che ha investito molto nell'uso di tecnologie importantissime, quindi la piattaforma della Pegaso, gli studenti sono in grado di testimoniare, è una piattaforma veramente di assoluto rilievo, quindi io sono dell'avviso, essendo stato io uno che ha lavorato nella università statale per tutta la vita, oggi sono in grado di rendermi conto io per primo che le potenzialità dell'informatica, le potenzialità dell'elettronica usata in maniera intelligente è veramente qualcosa di molto importante e va, come dire, ci dobbiamo augurare che in Italia si diffonda sempre di più l'uso delle tecnologie informatiche ai fini formativi. Sono molto contenta della seduta di oggi perché abbiamo laureato un gruppo di studenti altamente qualificati. Non sempre è così perché ci sono anche studenti che arrancano, perché ci sono studenti lavoratori che fanno gran fatica per frequentare le nostre lezioni, in quanto è vero che sono online e quindi hanno la possibilità di scaricare tutto quello che loro serve, però c'è il momento di confronto col docente per poter poi produrre un elaborato finale anche per superare l'esame con un voto medio-alto. E abbiamo
ha avuto non solo un incremento di studenti, ma anche un incremento del livello degli studenti, nel senso che oggi si sono presentati veramente preparati ed è stato un finale meritevole che ha dato soddisfazione ai ragazzi e a noi docenti che li seguiamo sia online che all'occorrenza via Skype o in presenza. Passa Pegasus.